Oggi vi faccio vedere tutto quello che utilizzo io per rifare la mia manicure, che ormai è rovinata dopo quasi 8 giorni, e quindi procedo con il mio solvente delicato a rimuovere lo smalto rovinato. Verso un pochino di solvente sui favolosi cotoni XL a base di 100% cotone biologico. Lo lascio qualche secondo e poi semplicemente muovo il cotoncino e tutto lo smalto viene rimosso in pochissimi secondi. Come vedete, nel giro di pochissimo tempo, tutto lo smalto vecchio scrostato è stato benissimo rimosso dalle unghie. Una volta rimosso lo smalto da entrambe le mani, vado a lavare le mani approfonditamente con del sapone naturale. Il nostro sapone liquido è perfetto. Dopo aver lavato le mani, metto la mia base SOS sulla base delle unghie. È una base di protezione trasparente per far sì che la matrice dell'unghia venga protetta e che lo smalto colorato tenga molto molto di più. Come vedete, è proprio trasparente. Dopo la base trasparente, il nostro smalto colorato Go Green, naturalmente, a base vegetale, in modo che faccia del bene anche alle nostre unghie. È sempre una vernice colorata, ma comunque fa meno male rispetto alle altre vernici in commercio. Ha un pennellino molto largo e quindi con una sola passata riusciamo a coprire bene tutta l'unghia. Vi faccio vedere subito. Guardate che meraviglia di colore. Questo è il rosa azalea, il mio preferito dell'estate. Guardate che meraviglia nel giro di pochi secondi. Uno smalto dal colore super pigmentato, bellissimo, duraturo e brillante. Subito dopo lo smalto colorato vado a mettere il mio top coat, che non è altro che una protezione sempre trasparente da mettere sopra lo smalto colorato per renderlo più duraturo e per rendere l'unghia più bombata e più resistente. Ecco qui i miei mai più senza per una manicure e una pedicure perfetta a prova di settimane intere.